arrivate le rondini, sono arrivati anche i rondoni e i balestrucci. Questo che vedete è un rondone, ma non è certo un rondone adulto, in effetti è un pullo, perché si nota dal scarsissimo piumaggio ed è un piccolo di rondone dell'età di circa di 12 giorni. E presso di noi vengono appunto portati questi piccoli animali che sono in difficoltà, spesso vengono trovati in città e vivono nelle città, soprattutto sotto ai coppi, quindi sotto al coperto delle case. Ci vogliono però non quelle tegole moderne, non quei tetti che vengono oramai fabbricati negli ultimi decenni, ma quelli che sono più vecchi, più antichi, ovvero sia quella tegola romana oppure quel coppo fatto ancora a mano, fatto con il regolo, col bastoncino, che gli permette di avere più spazio e soprattutto di potersi annidare per poter creare quello che è il suo piccolo nido. È veramente un piccolo nido, perché non si tratta di una fabbricazione vera e propria come quella della rondine. La rondine è molto più operaia da questo punto di vista, prende appunto fango, sterpi, quant'altro, e poi nell'angolo soprattutto del sommo, di sotto dello spiovente del tetto stesso, riesce a costruire una piccola nicchia, un angolo dove depone da 3-5 uova per poi vedere dopo circa 21 giorni nascere i piccoli pulli. E dopo 4-5 settimane sono pronti e atti al volo. Questi sono animali che sono sani, però o per numero eccessivo, oppure a volte capita che purtroppo i genitori vengano a morire per qualsiasi problema, insomma, naturale o meno, fa sì che questi escano dalla loro protezione, dal loro nido, però cadono inevitabilmente all'interno della grondaia. Dalla grondaia scendono chiaramente lungo il tubo del pluviale e arrivano a modi di parco giochi sull'asfalto. Molte persone li trovano, alcuni sono capaci, quindi riescono ad alimentarli e a svilupparli, chi invece non è in grado li portano da noi. Noi a nostra volta ci avvaliamo anche di ulteriori appassionati che più ore al giorno applicano l'alimento e quindi somministrano l'alimentazione, che non è altro che lombrichi, carne oppure piccoli frammenti di pesce o anche pastine e impasti, diciamo, fatti per animali, per uccelli insettivori. Questi animali sono i più veloci in assoluto. Il rondone è l'animale più veloce, l'uccello più veloce al mondo. Ha la capacità anche di restare per aria anche per alcuni giorni. Tante volte utilizzano le correnti ascensionali e quando ci sono delle perturbazioni particolarmente intense vengono anche portate a migliaia di chilometri di distanza dal punto dei quali erano. Sono animali anche resistentissimi, perché riescono a rimanere appunto per alcuni giorni anche senza mangiare, quindi hanno una capacità metabolica straordinaria. Tuttavia questi animali devono essere aiutati, sono in difficoltà, sono diminuiti come numero, ogni anno ne troviamo sempre meno in Italia e nei nostri luoghi, perché sono cambiate quelle che sono le condizioni di habitat, ovvero sia la quantità di insetti e la qualità del nostro ambiente. Però ultimamente non solo per questo, perché ci si è resi conto che nei luoghi di origine, soprattutto del Nord Africa, purtroppo vengono utilizzati anche come fonte alimentare. Quindi le popolazioni del luogo hanno scoperto che questi animali, oltre ad essere estremamente belli, purtroppo sono anche estremamente utili per l'alimentazione e quindi vengono catturati, e questo determina un notevole spopolamento.